Sai qual è il fatto, Cincio? Cosa? Questo. Ah. I nostri canali stanno muorendo. Sì, muoiono, i miei follower sono fermi da un mese. I miei muoiono costantemente. Oh. Cioè, tutti stiamo morendo costantemente. Ok, facciamo cose. Sai cos'è una cosa che tutti vogliono e che non facciamo da un sacco di tempo? Aspetta, ce l'ho sul punto della lingua, qualcuno me l'ha scritto. No, ce l'hai probabilmente davanti agli occhi. Come facevi a sapere che ce l'ho davanti agli occhi? Beh, cioè, sei da parte a me. Ciao, sono sì, Igio. It's the real Cincio Show. Yuppie yeyo. Consentitemi di ricordarvi quanto questa giornata sia di fuoco con questi effetti speciali. Li aggiungerò in post. Ah, lì, ok. Sì, infatti dovevi dire tipo wow. Ok, sì. Dobbiamo spiegare le regole del gioco, dici? Abbiamo una penna, abbiamo una storia. Ora smancano le parole. Aggettivi, avverbi, proverbi, prugne, aforismi, cataclismi, tachicardie. Cominciamo con la riempitura. Mi servirebbe un verbo. Denigrare. Un lasso di tempo. Un semestre. Un numero. 6006. Un parente. Sai, di quelli che non te ne frega niente. Il prozio. Non so neanche che grado di parente la sia un prozio. È lo zio di tuo zio. No, di tuo padre. Mi pare. Un altro verbo. Inculare. L'ho fatto riflessivo. Oh. Una nazione. Azerbaijan. Mestiere. Il gondoliere. Un avverbio. Con virtù. Ora un verbo. Estirpare. Un altro verbo. Spugnare. Un aggettivo. Irrequieto. Un altro aggettivo. Navale. Avverbio. Appassionatamente. Sostantivo. Pagoda. Altro sostantivo. Un cactus. Un aggettivo. Volumetrico. Un verbo. Scremare. Un numero. Innumerevoli. Va bene? Così? Come... Sì, va bene. Un nome. Frollo. Sostantivo plurale. Plurale. Oh. Mantide religiose. Mantidi. Religiose. Mantidi. Un tempo. Mesozoico. L'ho fatto countable. Mesozoici. Un verbo. Pisciare. Un avverbio. Con delizia. Un sostantivo. Piovra. Mi servono quattro verbi. Ok, allora te li sparo così a fuoco. Dai, a fuoco, una raffica di verbi. Cagare. Illuminare. Fottere. Dischiudere. Aggettivo. Nocciolato. Un sostantivo, abbiamo finito. Un deodorante. Ottimo. Ce l'abbiamo davvero? Sì. Minchia, sembrano passati 20 anni. Beva. Il titolo di questa storia è Alle poste. L'hai girato alle poste? Lo sapevo che sarebbe andata a finire così. Dovevo solo svegliarmi presto e venire qui all'ora di apertura. E invece no. Eccomi qui. Navale e irrequieto. In fila da un semestre. Tutto perché la piovra ha deciso di non illuminare. Intorno a me c'è la solita situazione. Bambini che pisciano con delizia. Con delizia. Sono proprio deliziati da questa cosa. Sai come piscia un bambino con delizia? Quello sguardo, fa tutto. E gentilmente, mi daresti dell'acqua in più, supplementare? Dell'acqua bonus. Bambini che pisciano con delizia e madri che li denigrano. Vecchi? Siamo? Vecchi seduti su cactus che si inculano tra di loro. Imposta. E io che me ne sto qui in piedi con il mio pacco di deodoranti da spedire al mio prozio che abita in Azerbaigian.
Come gli sarà venuto in mente di trasferirsi e fare il gondoliere a tempo pieno? Saluto scritto. Aspetta. Coprimi di... Cazzo scritto? Dischiudere, penso. Il tempo non dischiude mai. Ci saranno 6.006 sportelli, ma solo uno è aperto. Gli impiegati stanno sicuramente influenzando nel retro dell'ufficio. Ecco, forse uno di loro ha deciso di fottere un altro sportello. Può essere la mia occasione. Devo solo estirpare con virtù la vecchia davanti a me. Così posso essere il primo. Sradicarla. Ecco, è il momento giusto. Spugno appassionatamente... So che mi tocca spugnare me qua. Spugno appassionatamente ed eccomi qui davanti al nuovo sportello. Ma era una trappola. Il commesso stava solo recuperando le sue pagode per poi andarsene. Nocciolato e volenteroso me ne torno in fila. Solo che non vogliono farmi scremare. Nonostante fossi lì fino ai innumerevoli Nonostante fossi stato lì fino ai innumerevoli mesozoici prima. Ora basta. Il mio prozio Frollo dovrà cavarsela da solo. E questa scatola di mandidi me la cago io. Esco dalla posta e me ne vado, con nessuna intenzione di ritornarci. Prozio Frollo. Che cazzo spedisci? Deodorante e mantidi religiose in Azerbaijan. Cioè, e me le ha chieste. Che cosa fa nella vita sto prozio Frollo? Il gondoliere. Ah, giusto. Ciccio, dica. È il tuo turno. È il mio turno, è la mia volta. È la tua volta. Avrò bisogno di un sostantivo. Toro. Aggettivo. Salato. Ho bisogno di un nome di persona. Ugo. Mi serve una parola in inglese. Fashion. Mi serve un animale. Coniglio. Aggettivo. Sportivo. Un paese. Montanaso lombardo. Numero. 12.000. Aiuto. Un nome di persona. Simone. Un sostantivo. Siringa. Sostantivo. Epidemia. Un nome collettivo. Uno stormo. Aggettivo. Esplosivo. Aggettivo. Dirompente. Sostantivo. Specchio. Un luogo, un ambiente, non so. La corrida. Sostantivo. Schifo. Una parte del corpo. L'epiglottide. Un grado militare tipo polizia. Il colonnello. Sostantivo. Sogliola. Sostantivo. Femmina. Femmine. Sostantivo. Calciatore. Aggettivo. Biblico. Sostantivo. Tatuatore. Parte del corpo. Il retto. Mi serve un'arma. Il mazzafrusto. Che cazzo è? E sai tipo quel bastone con la palla chiodata attaccata? Si chiama mazzafrusto. Si chiama mazzafrusto. Mazzafrusto. Aggettivo? Inarrestabile. Ok, mi sa che abbiamo finito. Oh! State pronti, cazzo, perché adesso arriva qualcosa di incredibile. Ma c'era bisogno. No, non c'era bisogno. Questo canale non c'era bisogno. Non ce n'è bisogno, di noi. La mia storia, sai come si chiama? Mm-hmm. Edizione straordinaria. Signore elettori, interrompiamo celermente la trasmissione. Chi vuole essere salato per... per una notizia appena giunta nei nostri studi. Conduce Ugo Fashion. Buonasera a tutti. Un ferocissimo coniglio è appena sfuggito. Buonasera a tutti. Un ferocissimo coniglio è appena sfuggito dallo zoo sportivo di Montanaso Lombardo. L'animale, secondo il referto della polizia, avrebbe ferito almeno 12.000 persone. Ferite, non uccide, ferite tutte.
L'animale, secondo il referto della polizia, avrebbe ferito almeno 12.000 persone e fermarlo potrebbe essere molto più difficile di quanto non sembri. Concediamo la linea al nostro inviato speciale, Simone Siringa. Grazie, Ugo Fashion. Panico ed epidemia in quel di Montanaso Lombardo, mentre il pericolosissimo coniglio sta tenendo occupato uno stormo di agenti in tenuta antisommossa. I lavori di contenimento sembrano essere ulteriormente complicati da un gruppo di esplosivi animalisti che vedono in questa fuga un legittimo diritto alla libertà. Parliamo con il dirompente leader del movimento. Che messaggio volete dare con le vostre azioni? I zoo sono come specchi per gli animali. Un coniglio dovrebbe vivere nella corrida. No, che non deve vivere lì, ma che cazzo dici? Ma scemo. Poi, ammazzato 12.000, cioè ferito 12.000 persone, pensi che avrebbe... Ma è un animalista, non può dire mettiamo i conigli nelle corride. Un coniglio dovrebbe vivere nella corrida, non dietro le sbarre per l'intrattenimento di alcuni schifi. Non ci sposteremo dalle nostre idee, le nostre epiglottidi resteranno salde a terra e non permetteremo alla polizia di uccidere una vita innocente. Andiamo a sentire il commento del capo della polizia, il colonnello Sogliola. No, proprio più nelle femmine di questi animalisti. Se non fosse per gli ordini del presidente, avrei già aperto il fuoco su coniglio, civili e calciatori. Giuro che al prossimo biblico che non mi lascia fare il mio lavoro, gli disegno un tatuatore nel retto a colpi di mazzafrusto. Con queste dichiarazioni inarrestabili da Simone Siringa, linea allo studio. Bene signori, io direi che abbiamo fatto un ritorno coi fiocchi, con direi proprio sì, sì, esatto. Fateci sapere se ne volete ancora, ma soprattutto commentate e fate sapere al mondo intero che siamo tornati e che siamo degli influencer. Non dimenticate di smollare un like perché abbiamo bisogno. E cliccate l'uccello in fondo al video. E anche quello. Da Sigione è tutto. Bella rega, peace! Effetto speciale.